Buongiorno a tutti, grazie a Barbara del gentile invito. Vi presento un caso che effettivamente mi ha posto molti problemi di diagnosi, in effetti non l'ho fatta questa diagnosi, solo qualche idea. Il paziente è un paziente, diciamo, un po' particolare, caratterialmente, diciamo, posso dire uno psicopatico, una persona molto strana, molto difficile averci a che fare, una persona che gli fai una domanda ti risponde in maniera sbagliata, insomma, una persona molto particolare. Dell'anamnesi in effetti oculare niente, soltanto questo fatto che ha avuto una glomerulofite cronica, ha avuto un'ascite, e la stessa ragione per cui lui si presenta alla visita oculistica è vaga, dice di ho degli abbagliamenti a quest'occhio, ho avuto. E anche nel cercare se nel passato aveva avuto qualche malattia, riferisce fatti negativi. E più o meno, oltre alle alterazioni renali, tutti gli esami chimici sono nella norma. Dunque, l'alterazione di cui voglio parlare proprio è questa alterazione molto particolare. Nell'occhio destro, temporalmente, si vede una chiazza biancastra, in effetti sotto retinica, abbastanza ben rilevata, e con questo colorito biancastro. Al centro potete vedere questa piccola chiazza rossa, che in effetti non è un'emorragia e che sembra anche alle altre fotografie stare, diciamo, in vicinanza di questo vaso. E se guardiamo bene anche sempre questa fotografia col blu, vediamo che c'è qui tutta una zona anche edematosa piuttosto estesa. L'autofluorescenza non mi sembra di dire niente di altro, vado avanti, questo appunto è l'infrarosso, questo è l'esame, diciamo, all'angiografia, che fa mostrare un punto iperfluorescente che aumenta, che sembra proprio una classica sierosa andando a vedere. E praticamente l'indocianina più o meno continua a far vedere questa iperfluorescenza, possiamo vedere nei tempi tardivi delle alterazioni un po' generalizzate, quelle lì che possiamo trovare di aumento della permeabilità, che può far pensare alla sierosa. Quello che lascia perplessi è l'esame invece OCT, perché all'esame OCT praticamente in tutta la zona diciamo interessata, ma anche in quelle zone che vanno oltre la chiazza bianca, cioè si vedeva apparentemente un edema, non ci sta praticamente mai del liquido, tranne in questa piccolissima zona qui, nei settori inferiori, ma proprio pochissimo. E vedete che invece praticamente è presente questa sostanza, diciamo, che si viene a trovare al di sotto della limitante esterna. E nella parte centrale di questa zona, secondo dei vari tagli che abbiamo fatto, si vede che ci sta un rimaneggiamento proprio anche degli strati praticamente nucleari esterni, anche del pressiforme esterno in parte, e si vede una specie di cisti al cui interno sembra esserci quasi un vaso. Noi siamo un po' chiesti cosa potesse essere questa alterazione, se fosse qualcosa oltretutto che potesse essere in relazione ovviamente a qualcosa di infettivo, infiammatorio particolare, però in effetti non c'erano altri segni particolari, per cui alla fine siamo praticamente abbiamo deciso di non intervenire in nessuna maniera e di vedere nel tempo un po' l'evoluzione. Dimmi. Intanto Pino, perché non è una sierosa? Ci dici brevemente, in maniera didattica, semplice, com'è l'OCT di una sierosa, per chi magari non ha molto confidenza con... Sì, ci manca l'aspetto del distacco proprio del neuroepitelio, quindi ovviamente non ci sono questi aspetti, e praticamente questo materiale un po' amorfo che si vede è un po' anomalo. Ora, tornando un attimo indietro, in effetti, sia nell'angiografia che nella indocianina, praticamente
qualcosa di anomalo un po' a questo livello sembra che ci sia. Però quando spesso succede, la prima volta che si affronta un paziente, che si devono vedere le varie zone, deve guardare la macula, deve guardare la zona interessata, a volte magari non ci fai moltissimo caso. Però a me dava pure l'impressione questa zona un po' alterata qui all'endocianina, e quasi qui sembrava una piccola chiusura di un vaso, mi aveva lasciato un poco perplesso. Ci stava poi alcune piccole zone, come vedi, in cui ci stava quasi un aumento di permeabilità, e allora vabbè, non abbiamo fatto nulla. È passato del tempo, il paziente nel frattempo non è che si è lamentato di nulla, perché lui vedeva bene, nel senso che la zona maculare poi non era interessata, e il paziente è tornato dopo 3 mesi, prima dopo 2 mesi, poi dopo 3 mesi gli abbiamo rifatto gli esami. E questa zona che si vedeva così bene, di questo colorito giallastro, praticamente non c'era più. Non c'era più questa zona, e ancora si vedeva un certo sollevamento, come si può vedere bene qui, in questa zona, e un certo rimaneggiamento che potevamo notare praticamente un po' profondo. La cosa un po' strana che poi invece è emersa nel fare l'angiografia, ovviamente nel fare l'angiografia sono stato proprio a guardare appositamente quella zona che prima mi sembrava alterata, e l'impressione quasi cambia, non c'è niente da fare. Sono rimasti intervalli. Va bene, che devo fare? Praticamente se vedete in questa zona qui, praticamente si può dare l'impressione che ci sia un piccolo vaso chiuso in questa zona qua. Oltre a questa iperfluorescenza che non compariva precedentemente, a delle alterazioni un po' di permeabilità in quest'altra zona qua. Scusa, se scendi, se vai sull'endocianina, sì, quel vaso lì, sì, all'inizio proprio, eccoli, vedi che c'è il vaso fa un uncino, grazie, sì, fa un uncino, sì, che nella fluoro, se vai di dopo, questo? Sì, sì, quello, sì, lì, vedi che qua non lo vedi l'uncino? Sì, appunto, non è come se si fosse approfondito, cioè come se quella, che non mi spiegherei peraltro, però qui non si vede, sì, non vedi la parte. Sì, effettivamente lo vedi qua, guarda, qua a un certo punto rivedi un vaso che qui non c'era, e quindi io si cominciano a vedere delle alterazioni, questa è la seconda volta che cominciamo a vedere, la prima volta non compare nulla. Alla prima osservazione non ci sono queste cose, o almeno non sono state messe in evidenza, Giovanni. Cioè quella che tu dici che sia un'occlusione. Ma questa, guarda, qui ci sta questo vaso qui, che qui non è, non si vede, e che qui a distanza di un po' ricompare, quindi sembra un vaso chiuso questo qui. C'è questa iperfluorescenza, diciamo, nel tempo. Quindi volevo far vedere pure l'indocianina però di questo, perché l'indocianina di questo è pure interessante, perché all'indocianina si vedono delle alterazioni un po' maggiori rispetto a prima. E dannazione, questa cosa va avanti. E se vedi bene, per esempio in questa zona qua, sembrano effettivamente che ci sono delle alterazioni che comportano tutta un'alterazione vascolare di questa zona. Sì, però questo è un mascheramento, quello che vedi. Adesso tu non lo vedi perché lo sto facendo vedere. Questo sembra più un mascheramento legato a dei depositi che sono rimasti, quelli biancastri che sono rimasti prima. Cioè su un'immagine così non direi che qua non è perfuso, è mascherato da questo. Sì, questo può essere. Però, sì. Sì, anche perché qua attorno l'aspetto, diciamo, vascolare sembra esattamente identico a questi vasi qui. Non mi sembra ci sia un sovvertimento vascolare particolare. Allora, quanti tra di voi pensa che sia un caso magari un po' anomalo, ma in fin dei conti di sierosa? Alzata di mano. Posso chiedere una cosa? Puoi ritornare all'indocianina dell'esordio? Il paziente faceva cortisone, visto la glomerulonefrite, no? Se non è una sierosa, cioè proprio l'aspetto è molto attiva, ed è quindi davanti una
sono due solo le situazioni in cui perde, sierosa e le RAP. La RAP non è, e quindi è una sierosa. Non è che... sì, puoi, esatto. Puoi tornare, anch'io sono d'accordo che sia una sierosa, anche se chiaramente è una forma tipica di sierosa, perché torna un attimino all'OCT. Allora, non ha il caratteristico aumento coroideale, della spessore coroideale all'OCT. Beh, insomma, fosse una sierosa. E d'altra parte quel materiale che si vede sotto la membrana limitante esterna potrebbe essere, e questo depone invece per una sierosa, un materiale proteinaceo che è trasudato da una intensa e aumentata permeabilità coroideale, che però ci starebbe di più per una prolungata assunzione di cortisone, che in questo caso invece non c'è. Quindi ha un po' i suoi, ecco, i suoi pro e i suoi contro. Però nelle glomerulonefriti croniche sono riportati casi di sierose anche senza assunzione di cortisone. Giovanni, il discorso tuo dell'indocianina è giustissimo, però io mi aspettavo che a un faro di quella maniera che si vede corrispondesse un distacco notevole nel neuroepitelio. Invece non ci sta nulla, cioè, però tu te lo immagini, ci sta un tale, dici ma ci sarà qualcosa, non ti immagini che invece questa, l'immagine dell'OCT è un'immagine di qualcosa di passato, mentre però, quello lì è un'immagine di qualcosa di attivo, questo mi è sembrato l'incongruenza, sì, hai capito? Però vedi che c'è questo punto che è molto probabilmente il punto di perdita, ha una parete, quindi molto probabilmente questa parete con tutto il deposito che c'è, non ti fa da cisti, non ti permette di avere il normale distacco del neuroepitelio, cioè viene bloccata in quella zona. Questo potrebbe essere un'interpretazione. E queste alterazioni, io infatti lo porto proprio perché mi sembra un caso molto anomalo, e queste alterazioni che dici, diciamo nei tempi un poco più tardivi, che praticamente si accompagnano pure anche a come se ci fosse... come se ci fosse una lieve perdita anche di permeabilità da alcuni vasi piuttosto grossi, oppure queste alterazioni qui che si possono vedere in questa zona qua, tu dici, no, secondo me queste se sono tu materiale che si è... Esatto, se tu confronti questo con l'immagine infrarosso, quello che hai o rosso priva, vedi che in quei punti ci sono dei depositi e quindi il deposito ti maschera poi l'indocianina. Cioè io non considererei, anzi giustamente come diceva, il problema è che ti aspetteresti per una sierosa dei vasi molto più dilatati, anche se non è che sia per forza la regola. No, ma appunto la cosa che aveva, era più interessante era stato quello che hai detto pure tu, cioè vedere questa ultima foto in basso a destra, no? Dell'indocianina che ti faceva pensare. Scusa, però era l'incongruenza con questo fatto qui, quindi a me era sembrata molto anomala e quindi ho detto ma può darsi che lo sia, mi aspetto del liquido, non è del liquido, è fibrina, che cos'è, che materiale è, come dice lui giustamente, un materiale molto anomalo effettivamente. No, è fibrina, e nelle fame più attive di sierosa si hanno depositi fibrinosi. Per cui ci sta tutto, è fibrina senz'altro. E quello può giustificare, scusami, anche il fatto che, come dici tu, non sia esplosivo come distacco, perché la fibrina ha quelle proprietà proprio adesive che non ti permette magari il distacco massivo del neuroepitelio. Ciò che mi colpisce di più invece, come quadro anomalo rispetto alla sierosa, se resti sull'OCT, Giuseppe, se vai sull'OCT... è che quasi sempre mi aspetto in corrispondenza di una sierosa nel punto di perdita uno spessore della coroide maggiore rispetto agli altri punti, mentre qui non c'è, quindi vuol dire che non è una regola, perché questo poi fa pensare anche al trattamento. Noi pensiamo alla PDT proprio pensando di diminuire il flusso coroideale in corrispondenza, mentre qui addirittura sembra uno spessore più basso lì rispetto il resto della coroide. Cosa dite? Può essere anche mascherato dall'iperriflettenza del materiale subretinico. Poi comunque qua un trattamento io non lo ipotizzerei perché è extrafoveale, per cui sì. Diciamo in generale se fosse foveale, ma ripeto anche qui non mi sentirei di dire non c'è un aumento di spessore,
con quella riflettenza del materiale subretinico sicuramente verrebbe comunque mascherata e alterata la valutazione dello spessore. Però da provocateur, come si dice, non lo so, se ti venisse la voglia di fare un colpettino di laser all'inizio, perché comunque magari poteva essere sintomatica, il punto era lontano, con quella massa di fibrina potresti aspettarti secondo te anche qualche complicanza dal trattamento, oppure addirittura positivamente di blocco di eventuali complicanze? Io non ci ho pensato neanche lontanamente al trattarlo per due ragioni. Certo. Uno, perché il paziente non avrebbe la persona adatta. Due, in fondo liquido non ce ne stava. Perché non era una persona adatta, Pino? Dai, perché non era? Cosa faceva questo paziente? Cosa? Perché non era adatto? Perché era uno psicopatico. Cioè, era quelli lì che ti dicono una cosa, poi dice un'altra, poi hai detto... Io la notte serosa, ho gli abbagliamenti, no. Di notte vedo gli abbagliamenti, vedo i fantasmi, non mi ricordo che cosa vedeva, di cosa sta. Questo fa diagnosi. Però penso che in questo caso mi sembra giusta tutta la discussione che sarà fatta. Voglio ritornare sull'aspetto delle prime fotografie, anche per far vedere la zona interessata praticamente è una zona che è vastissima poi di edema. Allora io mi pensavo, dice, ci starà da qualche parte un po' di edema se quella, esatto, fibrina e quella cosa, invece non trovavo la corrispondenza, per questo l'ho lasciato come fatto. No, però prego. Attenzione, cioè, tu da quell'immagine in blu dici che c'è liquido, e potrebbe essere, però potrebbe essere anche che cambia la riflettanza, per cui certo, e quindi certo. Ti dà l'idea di, ma certo. Non è che ci sia liquido, lo so, però quel vicino poi potrebbe essere anche una sottigliamento, lo so, però nella zona vicino c'era un cambiamento. Poteva essere vicino alla zona, diciamo, della chiazza bianca, ma andando più lontano forse non ci sta la differenza. Vabbè, io devo dire che alla fine il discorso un po' che ho fatto, avevo presentato questo caso che mi è sembrato interessante, per la stranezza. Poi sono andato a cercarlo proprio come sierosa, me lo sono andato a cercare. E alla fine devo fare vedere che cosa ho trovato, perché poi la diagnosi che giustamente tutti quanti, mi fa piacere, avete fatto, e in effetti l'ipotesi che c'era sembrato con Ferdinando che potesse essere, perché andando a cercare ancora, vabbè, questa era la differenza di sollevamento, qua avevo fatto pure un angio OCT per andare a vedere se ci fosse qualcosa in profondità. L'OCT dopo com'è, Pino? Infatti, vediamo un po' l'OCT dopo, che l'hai un po' skippato indietro. Questo qui. Sì, questo va praticamente a riassorbirsi. Ecco, questo è bello. Vedi questa zona qui, questa e questa. Vedi che c'è un'alterazione. Sì, c'è un'alterazione. Si passa sinusoide. Allora, lì è quello che ti dava quell'immagine che tu avevi interpretato come un sollevamento. In realtà cambia la riflettività e quindi ti dà l'aspetto di una bolla, perché normalmente è il tipico esempio della bolla, ma vedete questa parte qua. Sì, però questa è l'altra zona, questa è l'orizzontale, non è l'orizzontale. Sì, 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 no, ma vabbè. Se tu guardi questa, vedi questa zona qua che sì. Appare più scura, sì, che sì. Poi, ecco, questa è legata al fatto che, vedi, è più assottigliato. Quindi non è detto che sia un sollevamento, ma cambia la reflettività e quindi automaticamente hai quell'aspetto. Un'altra cosa, sbaglio o comunque c'era una dilatazione dei vasi coroideali? Quindi oltre allo spessore, quello che importava vedere era la dilatazione dei vasi, quindi c'era una alterata. Allora, alla fine, cercando, ecco qua. Questo è un caso che descrive Iannuzzi, in cui c'è un'alterazione praticamente molto simile e una enorme sierosa praticamente con che lui appunto diceva una fibrina, e questa è l'enorme zona di sierosa. Però questo caso appunto era il momento in cui lui vede moltissimo liquido e in più c'è quella zona, probabilmente è stata una ripetizione di più volte, di più riprese del processo, questo mi fa pensare. Il precedente, questo caso che ho presentato io, probabilmente a distanza di tempo si era trasformato in fibrina, si era riassorbito tutto il liquido e quindi praticamente non c'era più distacco, classico, i segni OCT diciamo caratteristici. Però insomma alla fine diciamo, come vedi, insomma,
interessante, mi sembra importante che alla fine, insomma, un poco l'indirizzo è stato giusto, quello lì di tutti i vari partecipanti. Non so se vuoi commentare. Pino, scusa, come fa ad avere l'istopatologia di sto paziente? Cosa? Perché l'esame istologico. L'ha giustiziato. L'ha giustiziato. Chiedila di annunzio. Dice aveva 30 anni, era ormai andato. Allora, prima di Iannuzzi. Mi mandate la presentazione. È la quarta slide, se no era qua. Basta che prendete questo computer. Ok. Prima di Iannuzzi, Donald Gass, sempre rifacendosi all'articolo di De Valencia che abbiamo fatto vedere dottor De Crecchio, descrive un caso di sierosa che ha un importante contenuto fibrinaceo. È un caso di un paziente in dialisi che lui segue, quindi con problemi renali come quello fatto vedere dal dottor De Crecchio, in cui si vedono questi depositi giallastri esattamente simili a quelli appena visti, e ancora con l'esame autoptico il paziente muore in corso di dialisi, ha la possibilità di fare l'esame sull'occhio, esame istologico sull'occhio, e si vede lo spessore del materiale fibrinaceo lì sotto. Il meccanismo d'azione che prova a spiegare Gas è un'ipotesi di iperpermeabilità della carica capillare che permetta il passaggio di fibrinogeno, come dicevamo prima, che si accumula sotto la retina. Questa è l'unica cosa che c'è in letteratura assieme al lavoro di De Valencia appena citato. Commenti? Qualcuno che vuole... Allora, se voi pensate che Gas non aveva niente di tutto quello che noi abbiamo usato oggi e su cui siamo andati a discutere per più di 20 minuti, questo spiega da sola la grandezza dell'individuo. Allora, io direi... Posso una domanda? Ce l'ho io. Poteva essere messo effettivamente in diagnosi differenziale con qualcos'altro? O era solo una sierosa mal spiegabile? Ecco. Era il materiale, secondo me, che era un po' strano, però il materiale non era autofluorescente, quindi o era fibrina. Ok, bene. E se posso aggiungere una cosa, in queste situazioni qui il trattamento, come giustamente è stato detto, è da ribadire, soprattutto la terapia fotodinamica è da fare con estrema cautela e probabilmente anche da evitare, perché le reazioni di fibrotizzazione e di quella lesione ricca di fibrina sono sicuramente molto, molto probabili e importanti. Allora, abbiamo tre casi da risolvere, uno era questo, e tre invece che da risolvere non sono, ma che hanno dei quesiti che possono essere posti, o comunque delle tipi di strategie terapeutiche un po' particolari, per cui io farei il tuo adesso sugli emangiomi. Allora, il dottor Nicolò ha inviato due immagini, una seria e una no. Questa è quella seria. Allora, il primo caso è il caso di un paziente maschio di 45 anni che ha una storia di calo visivo dell'occhio di sinistra da circa 3 mesi. Buona salute, non prende farmaci. Una nota a margine, questo paziente insegna arti marziali. Lui porta, viene per richiedere un secondo parere e porta in visione questo OCT, dove si vede chiaramente la presenza di un sollevamento sieroso del neuroepitelio con delle alterazioni lungo l'arcata temporale superiore dell'epitelio pigmentato. Diciamo che la diagnosi che era stata fatta a suo tempo in questo paziente era quello di una cororeteopatia sierosa centrale, per cui al paziente era stato detto: aspetta, come spesso facciamo tutti quanti, e ti passerà. In realtà questo paziente non se n'è stato, ha girato un pochettino altri oculisti, poi è arrivato da noi.
E allora a questo punto abbiamo un pochettino indagato un po' più a fondo, perché ci sembrava che sì, potesse rientrare. Aveva fatto solo l'OCT. Aveva fatto questo e quello che, con cui lui era arrivato. Come? Fotocolori non c'è. Fotocolori non c'è. A questo punto sicuramente il primo passo è quello di eseguire la frangiografia. La frangiografia, diciamo che a livello maculare non fa vedere un granché, se non fa vedere lungo l'arcata temporale superiore questo così rimaneggiamento dell'epitelio pigmentato con un po' di diffusione tardiva, comunque di irregolare distribuzione della fluorescenza, che era ancora un quadro tutto sommato abbastanza poco definito. Se però nel frattempo qualcuno ha domande, idee da proporre, a questo punto siamo andati avanti e abbiamo eseguito l'indocianina, che ha, diciamo, un pochettino cambiato drasticamente quello che poteva essere inizialmente la prima ipotesi diagnostica, e questo era il quadro all'indocianina, che è un quadro direi caratteristico per un emangioma coroideale, dove si vede tipicamente l'intensa, adesso io non ho una fase tardiva, voi mi farete notare giustamente, ma vi garantisco che nella fase tardiva si vede tipicamente il washout della circolazione coroideale in corrispondenza dell'emangioma, che precocemente invece diventa molto fluorescente. Da notare però la caratteristica che secondo me può dare spunto di discussione di questo punto iperfluorescente isolato nel contesto della lesione, che poi vedremo semmai successivamente di discutere. Per cui siamo passati da una diagnosi di sierosa a una diagnosi invece di un qualche cosa che è un po' più di una di sierosa. E allora ci dobbiamo porre inevitabilmente il problema del trattamento di questo paziente. Scusa Massimo, sempre dal punto di vista un po' didattico, ci spieghi perché non è un melanoma e perché è un emangioma, al di là del washout? È banale, ma... Il melanoma è ricco di melanina a livello coroideale, dovrebbe essere sostanzialmente ipofluorescente, non dovrebbe dare questa intensa fluorescenza. Tipicamente invece gli emangiomi della coroide, essendo degli amartomi, e qui questa, scusate, è la fotografia a colori che poi abbiamo fatto, giustamente era stato osservato, non è una fotografia a colori, già dalla fotografia a colori potete vedere che questa, diciamo, lesione si poteva in qualche modo intuire. Gli emangiomi della coroide sono degli amartomi, cioè sono delle ridondanze di tessuto normalmente presente in quella sede. Okay? Allora a questo punto dobbiamo fare qualcosa dal punto di vista terapeutico, possiamo lasciare il paziente così com'è e dirgli aspettiamo, però non essendo una sierosa probabilmente rischiamo di aspettare troppo e non ottenere niente, oppure queste sono le possibilità terapeutiche che abbiamo. Da un lato la terapia fotodinamica, sicuramente più abbordabile, e dall'altro la radioterapia con i protoni, sicuramente ecco, un po' più ingombrante, un po' più difficilmente eseguibile. Noi, diciamo, come scuola siamo orientati e ci siamo orientati sul trattamento fotodinamico e abbiamo eseguito una terapia fotodinamica standard su tutta la lesione coroideale. E adesso vi faccio vedere il quadro. Questo è il paziente a una settimana dalla terapia fotodinamica standard. Standard cioè seguendo i dosaggi dello studio TAP, tanto per intenderci. Stefano, chiaramente il paziente era tornato dicendo: ah bello,
Stefano, scusa, tu avresti fatto la fotodinamica, avresti fatto il laser, avresti fatto niente, cosa avresti fatto in questo caso? Allora, intanto giustamente si poneva il problema se fare qualche cosa, data che la diagnosi è un emangioma, se fare qualche cosa. C'è un distacco neuroepiteliale maculare, quindi è necessario fare qualche cosa. Sulla terapia fotodinamica l'unico pericolo che io vedo è la vicinanza del nervo ottico. Noi sappiamo che la terapia fotodinamica non è, come pensavamo una volta, qualcosa di selettivo sui neovasi coroideali, ma chiude tutti i vasi coroideali. E quindi chiude anche quei vasi coroideali che vanno a nutrire lo strato prelaminare della testa del nervo ottico, e quindi c'è il famoso 500 micron almeno di distanza. Per fare, diciamo, in modo completo, tu probabilmente sei molto molto vicino, dato che dovresti superare leggermente il bordo della lesione. Quindi se fare, l'avrei fatto. Come farlo? Probabilmente avrei adottato una strategia prudenziale con degli spot che si potessero tenere abbastanza distanti dal nervo ottico. Ecco, per rispondere a te, Alfredo. Scusa, una terapia, dopo, se no mi prendete per matto. Senti, scusa, una terapia con la TTT non è presa in considerazione? Ma noi a Genova con la TTT abbiamo avuto esperienze, diciamo, diciamo bruttine, per cui non siamo andati avanti più di tanto. La TTT non va d'accordo col fluido, per cui dopo un'esperienza non bella l'abbiamo messa d'accordissimo. Io invece ho letto dei report riguardanti l'uso della PDT con fluenza aumentata. Allora, qui noi eravamo ormai qualche anno fa. Il concetto di terapia fotodinamica a dosaggio modificato ancora non era entrato, o comunque si stava iniziando a parlarne per le sierose, ma per tutto il resto ancora. Per cui questo è il motivo per cui non avevo fatto o la mezza dose o la mezza fluenza. Però questo è un qualche cosa che può succedere, anche mi è successo con le mezze dosi nelle sierose, e volevo semplicemente spendere un minuto, a meno che non voglia qualcun altro spenderlo, per spiegare perché è successo questa cosa qui. Questo è successo perché usando il dosaggio standard, quindi una dose normale di 6 mg per metro quadrato di farmaco, tutto il farmaco viene concentrato prevalentemente a livello dell'emangioma, viene sequestrato a livello dell'emangioma e si crea una infiammazione veramente molto importante, con un aumento della permeabilità e un paradossalmente aumento del sollevamento. Giovanni. Posso chiederti una cosa? Perché ci sono una serie di tendenze differenti a usare la fotodinamica nell'emangioma. Allora, giustamente come diceva lui, aumentando l'esposizione, il dosaggio, eccetera, oppure ripetendo l'applicazione nello stesso tempo, altri però, e diciamo così, questo dipende normalmente dallo spessore, cioè se lo spessore non supera un tot numero di micron non viene usata l'affluenza normale. L'altro problema è quando farlo, tu giustamente dicevi si concentra lì, il problema è che a differenza della lesione neovascolare l'emangioma non ha tanti recettori per le LDL e quindi in teoria se tu aspetti rischi che se ne sia andato, infatti il washout per esempio dell'indocianina fa lo stesso effetto, quindi molti trattano senza aspettare il washout, cioè alla fine dell'iniezione spari il tuo trattamento sulle mangiome. Quindi, tanto per intenderci, non si aspettano i 5 minuti canonici che si aspettavano, diciamo, col protocollo TAP. Esatto, e questo però dovrebbe generare ancora più infiammazione. Allora, no, perché tu comunque lo localizzi. In realtà quello che può avere una esudazione ancora più evidente rispetto a questo. Però, almeno l'esperienza che abbiamo noi con Marco, eccetera, è che comunque poi ritorna a posto, se hai chiuso le mangiome. Infatti, quella era una settimana, poi ho spiegato al paziente che era sicuramente un problema che si sarebbe risolto, e infatti a un mese
dopo la PDT il fluido si era nettamente riassorbito, io poi ho continuato a seguire, nel frattempo si è completamente riassorbito, però adesso poi vi faccio vedere l'ultimo CT di qualche tempo fa, che è completamente asciutto. E il dato però che vorrei sottolineare e rimarcare è un altro. Questa è l'indocianina a un mese dalla fotodinamica a dosaggio standard, dove ci saremmo potuti aspettare, se non altro, non dico una chiusura ideale perché era troppo, ma quantomeno una almeno ridotta permeabilità, che invece di fatto non si vede più di tanto, ma si vede che quel punto iperfluorescente che era localizzato a livello della lesione, si vedeva molto bene l'indocianina e si vedeva bene anche se sparava un po' con il flash alla frangiografia, non si vede più nell'indocianina nella frangiografia post PDT. A ipotizzare che poi in realtà alla fine l'origine fosse quella probabilmente del fluido. Questo nel frattempo è il quadro 56 mesi dopo, quindi insomma si è risolto benissimo, il paziente vede 10 decimi tranquillo. Però ecco, quello che mi intrigava un pochettino era la possibile correlazione che comunque ci poteva essere, ci potrebbe essere, tra un emangioma coroideale e una cororetinopatia serosa centrale. Probabilmente ci sarà poi qualcuno che un giorno dirà che rappresentano l'espressione della stessa patologia per certi aspetti. Massimo, se torni indietro vedendola all'inizio poteva, come dicevi tu, sembrare una sierosa normale. È vero che si vede quest'area con delle chiazze pigmentate, ma ci può stare anche con le sierose croniche, anche se poi non ha altri segni, l'altro occhio sta bene. Se qui tu non avessi fatto l'indocianina, probabilmente, anzi sicuramente, non avresti potuto fare la diagnosi e quindi non avresti neanche potuto fare poi il trattamento. Siccome oggi l'indocianina, io e Giovanni continuiamo a dirlo assieme ad altri ovviamente, che in molti casi è fondamentale farla, anche in questi casi se c'è un dubbio, è un dubbio magari clinico, vedendo il fondo dell'occhio o perché non ci stava, l'indocianina ci può veramente dare delle indicazioni, delle informazioni eccezionali. Tu all'inizio avevi fatto vedere un OCT in cui si poteva intuire al di sotto dell'epitelio pigmentato una convessità. Certo. Hai ripetuto l'OCT 56 mesi dopo sulla zona e quello ti può rendere ragione del fatto se i vasi coroideali si sono effettivamente collabiti, come succede. Adesso non ho delle immagini, ma rimane grosso modo sempre quella complessità. Abbastanza. Non più di tanto. Per dire, confermare quello che diceva Alfredo sull'indocianina. Io considero l'indocianina nelle sierose l'esame migliore rispetto alla frangiografia. La frangiografia ti fa vedere il punto di fuga, che però vedi anche in indocianina, ma vedi se ci sono dilatazioni della coroide, cosa che non vedi invece con la frangiografia. Quindi sinceramente, se io dovessi scegliere un esame angiografico per la sierose, userei l'indocianina, certo, Non la frangiografia. Ecco, comunque prima di fare una fotodinamica è mandatorio. E che se mai c'è una lesione espansiva coroideale che ha una ipercanescenza precoce omogenea iniziale e che scompare totalmente, cioè nelle fasi tardive dell'esame a 20 minuti, voi siete sicuri che quello è un emangioma? Direi che è l'unico dato certo indocianinografico che abbiamo delle lesioni coroideali di questo tipo. Due commenti. Uno, quindi, sottolineare, come diceva Stefano, che se si decide di fare la fotodinamica si deve modificare lo spot, cioè si fa customizzata praticamente con lo spot che copra soltanto la parte dell'emangioma. Corretto, la faresti così adesso? Sì, sicuramente sì. Farei a dosaggio modificato. A dosaggio modificato. Poi si può modificare in vari modi, questo per dare il messaggio agli altri. Si modifica, ne parli tu. Ok.
E l'altra cosa, in generale, c'è qualche problema o qualche controindicazione a fare la terapia fotodinamica lo stesso giorno dell'indocianina? Altera? No, vero? Ok. No. Ma scusa, l'obiettivo della fotodinamica, secondo te, in questo caso, è chiudere il punto di fuga o distruggere l'emangioma? E se lo scopo è distruggere l'emangioma, basta un trattamento nella tua esperienza, poi sentiamo anche la voce della verità, oppure ce ne vogliono più di uno? No, allora, per me l'obiettivo è far riassorbire il fluido. E allora perché non farlo solo su, magari allargandolo un po' a certo, quella zona dove c'è la fluidità? Ma infatti questo è quello che, questo è un caso di qualche anno fa, altri casi che mi si sono riproposti, sicuramente non li ho trattati come questo caso, ma sono stato molto più circoscritto. Allora, rifacendomi a Gas, io ricordo che lui ci diceva sempre, circa gli emangiomi, non occorre fare fluorangiografia, endocianina, eccetera, basta guardarli perché hanno un aspetto tipico. Ovviamente erano quei tempi e Gas era Gas, naturalmente. Ma vorrei tornare su una osservazione che faceva Francesco poco fa, cioè è cambiato la DOM, lo spessore, e a quella che tu dicevi della parentela con la sierosa centrale. In realtà noi abbiamo trattato molti emangiomi addossati al nervo ottico, per quel motivo dicevo non abbiamo trattato con uno spot grande, ma solo su quelle aree che presentavano quei pinpoint leaks visibili tardivamente in fluorescena. In realtà lo spessore finale, anche a distacco neuroepiteliale risolto, è sempre uguale, non cambia mai. Quello che probabilmente noi induciamo è una ischemizzazione dei vasi coroidali superficiali, perché noi sappiamo dalla clinica che tutto ciò che da sotto della coroide determina una pressione, un'irritazione cronica sull'epitelio pigmentato, alla fine si traduce in rottura della barriera ematoretinica esterna e distacco neuroepiteliale. E quindi, per logica, dovremo cercare di togliere questa eventuale causa, e basterà nella maggior parte dei casi fare un trattamento anche limitato, non occorre di tutto l'emangioma, anche molto limitato, per ridurre eliminare i pinpoint leaks e ridurre il distacco neuroepiteliale. Ma una domanda, proprio perché comunque la causa di base è la tensione che si determina sotto, fare così non aumenta o non aumenterebbe la frequenza delle recidive? Cioè, se io agisco più in maniera più ampia, nervo ottico, ovviamente cercando di preservare il nervo ottico, non riduco la possibilità di avere un nuovo sollevamento? Certo, certamente. L'ideale sarebbe chiudere tutto l'emangioma, no? Allora, o adoperiamo una tecnica brachiterapica o teleterapica, come vogliamo, che personalmente trovo ridondante per la tipologia clinica di malattia, perché le complicanze, gli effetti collaterali eccetera sono sicuramente molto importanti, oppure dobbiamo, come tu dicevi, customizzare e caso per caso decidere cosa fare. Un emangioma lontano dal polo posteriore che comunque determina un distacco neuroepiteliale che arriva anche all'area maculare lo posso trattare tutto in modo anche pesante. Allora, forse magari nessuno di voi se lo ricorderà, ma tra il 1980 e il 1995 quello che si faceva negli emangiomi era una fotocoagulazione laser, non nel tentativo di distruggerlo, perché ovviamente era impossibile, ma di trattare la parte superficiale e ridurre la diffusione di liquido, di stacchi neuroepiteli, via dicendo. Ovviamente risultarono delle cicatrici abbastanza impressionanti, questo direi che non è molto meglio. Ha senso usare gli anti-VEGF per diminuire il liquido per diminuire il liquido sottoretinico? Ma dunque, cioè mi sembra che la in associazione, la Schmidt Erfurt abbia fatto un lavoro almeno con la terapia associata, prima l'anti-VEGF e poi la terapia fotodinamica. Però francamente non so, non è mai stato poi paragonato l'effetto. In effetti la terapia fotodinamica standard qui va molto bene. Matteo.
letteratura esistono esempi di case series su tutti questi tipi di trattamenti fotoablativi con l'obiettivo di distruggere. PDT, Gamma Knife, Stereotactic Radiotherapy, TDT e ultimamente anche oral propranolol, che però è quello che ha il minor effetto. Sicuramente per tutti coloro che si occupano di oncologia l'articolo più importante per quanto riguarda PDT, che ormai è la terapia standard, è quello della Blaso e del gruppo di Balestrazzi, i quali fanno vedere come utilizzando una PDT a dose doppia, quindi a 100 joule per centimetro quadrato, praticamente facendo la solita pratica che siamo abituati a fare per le CNV negli emangiomi, ma raddoppiando il tempo di esposizione, che è quello che facciamo anche noi ultimamente, anche se un pochino customizzato sul secondo spot, quello che si ottiene è una assenza di recidiva per almeno 5 anni, che è proprio quello che si voleva ottenere. E questo è anche per noi, per Marco Pellegrini, il nostro oncologo, il punto di riferimento in questo momento. Ci sono degli studi però, diciamo, di confronto? Di come, dose... sempre. No, come sempre no. Perché non sappiamo, voglio dire, assenza di recidiva, io per esempio nei miei pochi casi non ho mai avuto recidive. Sì, loro per dire, cioè, su che base sono partiti dai 100 joule per centimetro quadrato? Sul fatto che i primi casi che hanno trattato con 50 hanno recidivato e quando sono passati in seconda in doppia dose hanno smesso di recidivare. C'è un fatto da considerare, che spesso è molto doloroso il trattamento. Quindi raddoppiare... Marco ha degli esempi, sì, 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 di 50 fatti subito che hanno magari avuto una reazione un pochettino più importante, con una reazione fibrotica, cioè, anzi di deposito di fibrina, non fibrotica, che poi si è risolto usando però un dosaggio basso, ma facendolo, come vi dicevo, subito dopo la fine dell'infusione. Stiamo sperimentando anche noi, effettivamente. È stato fatto subito col dosaggio doppio, quindi insomma ci sono vari. Tutto però dipende dallo spessore, chiaramente. Ecco, semplicemente un commento sul propranolol orale, che a quello che mi risulta è particolarmente utilizzato in pediatria. Quindi i mangiomi coroideali diffusi, perché questi qui sono quelli dell'adulto e sono quelli localizzati. Poi ci sono quelli pediatrici, che invece sono quelli prevalentemente diffusi, che si associano anche a malformazioni vascolari del volto, queste cose qua. E i dermatologi usano molto almeno da noi al Gaslini, propanololo orale. Sapete come è stato scoperto? Molto interessante, ho imparato in una discussione di tesi dei dermatologi. I bambini che avevano le angiomatosi venivano trattati col cortisone a dosaggi altissimi e molti di questi avevano problemi cardiaci. Allora gli davano il propanololo e dopo alcuni in Francia questo, in una serie di bambini a cui avevano dato il propanololo era completamente scomparso l'angioma. E quindi da lì hanno provato... A Milano stanno facendo uno studio, perché il problema dei bambini piccoli è che il propranolol è una compressa e quindi stavano provando, non so, era la famosa tesi che avevo sentito, con uno sciroppo, quindi per darlo ai bambini lo sciroppo di propranolol. C'è Filippi, Filippi è un farmacologo che si occupa di cose neonatali, sta usando collirio di propranololo nelle ROP, perché la stessa cosa nella retinopatia della prematurità è stata osservata, appunto, come tu dicevi, in questi bambini una minore prevalenza di retinopatia della prematurità. Ci fu uno studio dove con la somministrazione orale riuscivano a ridurre drasticamente il numero di bambini con ROP, però anche aumentava il numero di bambini che se ne andavano a causa, appunto, degli effetti collaterali. E da qui appunto questa ricerca in corso dell'utilizzo di collirio di propranolol. Grazie. Va bene, allora, dottor Pinacat. Buongiorno a tutti, allora vi presento questo caso, è un paziente maschio del 46 che
che giunge alla nostra attenzione nel giugno del 2013 per un calo visivo bilaterale. Riferito comparso nel 2012 e trattato successivamente con Lucentis per una sospetta CNV occulta. Il visus era di 5-6 decimi a destra, 2-3 decimi a sinistra, il segmento anteriore era inquiete e nel vitreo erano presenti opacità vitreali, più a destra rispetto a sinistra. Alla valutazione del fundus il nervo ottico non era iperemico, però presentava margini un po' sfumati e di macula erano presenti alterazioni epiteliali sparse. Interessante il quadro sistemico perché denotava la presenza di una vasculopatia diffusa che riguardava tutto il sistema corporeo, insomma aveva avuto tia recidivanti, un ictus, ha avuto un'emisindrome transitoria, la risonanza magnetica erano presenti multiple lesioni ischemiche croniche, c'era una cardiopatia ischemica e un'arteriopatia polidistrettuale severa, quindi diciamo che non era proprio messo benissimo. Decidiamo di fargli una foto più OCT come diciamo esame di partenza per inquadrare il paziente prima di decidere di fare altri trattamenti e restiamo un po' diciamo stupiti dal quadro retinografico e all'autofluorescenza che presenta il paziente. Sono presenti infatti multipli spot iper autofluorescenti diffusi a tutto il polo posteriore e che mentre alla foto a colori si denotano delle piccole alterazioni pigmentarie di colore un pochettino brunastro. Lo quadro simile anche nell'occhio di sinistra, anche se di entità diversa ed inferiore rispetto a quella dell'occhio di destra. Eseguiamo anche l'OCT e il quadro che ci si presenta è questo. Questo è quello dell'occhio di destra. È presente un sollevamento di neuroretina ed un andamento irregolare dell'epitelio pigmentato, per cui non è piano ma presenta multiple convessità e sembrano esserci anche dei piccoli spessimenti superficiali. Guardato così il quadro non sembra quello di una classica sierosa o comunque di una CNV occulta e quello che diciamo ci pone e ci mette diciamo un po' in allerta è proprio la presenza di questo andamento irregolare dell'epitelio pigmentato. Queste sono delle altre immagini dell'occhio di destra, si notano proprio queste alterazioni dell'epitelio e anche sotto, per quanto insomma le immagini non sono ottimali anche per la presenza di alcune opacità vitreali, si nota comunque anche un'alterazione a livello della parte superficiale della coroide e anche questo andamento così curvilineo è diciamo un po' anomalo. Questo è l'aspetto dell'occhio di sinistra, è presente anche dell'edema intraretinico. Decidiamo a questo punto di capirci qualcosa in più e quindi richiediamo sia una fluorangiografia sia un'indocianina, nel sospetto che l'alterazione della coroide possa, comunque dell'epitelio pigmentato, possa indicare un coinvolgimento coroideale e quindi nel sospetto che ci possa essere una coroidite. La fluorangiografia ci mostra questo e quindi notiamo degli spot ipofluorescenti diffusi circondati da una lieve fluorescenza che si accumula poi invece o comunque che è più intensa attorno al nervo ottico. Faccio vedere prima le immagini fluorangiografiche e questa fluorescenza poi aumenta attorno al nervo ottico nel corso dell'esame e resta invece per lo più inalterata in area maculare e ai tempi tardivi si dimostra mostrare un effetto, diciamo, un'iperfluorescenza diffusa, disomogenea attorno al nervo ottico. Torniamo indietro invece per guardare l'indocianina, in cui si nota la presenza di una ipercianescenza delle aree ipocianescenti.
delle aree ipercianescenti che nel corso dell'esame poi aumentano di intensità, compaiono altre aree ipercianescenti però diciamo con colorazione più tenue, e ai tempi tardivi compaiono delle franche aree ipocianescenti circondate da una cianescenza attorno maggiore, e questo quadro è diffuso proprio tutto attorno al nervo ottico. Sagis, chiediamo sì. Ipotesi diagnostiche agli altri, mi raccomando. No, mi interessava, cioè, e di fronte a questo... Aveva fatto un'indociania, dice, Lucentis aveva fatto. Aveva fatto Lucentis, in qual è sì. In quest'occhio qua? In tutte e due. Cioè l'ha fatto dopo o prima? No, quando prima. Noi l'abbiamo inquadrato l'aveva già fatto, era già stato fatto. Per cosa? No, non da noi. Non era stato fatto da noi, avevano probabilmente sulla base dell'OCT, perché non avevamo indocianine, supposto una CNV occulta. Posso chiedere una cosa? Questo quadro angiografico, dopo quanto tempo dall'inizio dei sintomi che aveva avuto lui? Lui dice di aver avuto un calo della vista dal 2012. Quindi ecco una cosa di vecchio. Sì, però è andato a farsi vedere in realtà solo nel 2013. Aveva reazione vitreale? Aveva delle opacità vitreali, ma non c'era una franca cellularità in camera vitrea. Avete eseguito un workup sistemico? Sì. Di fronte a questo quadro abbiamo indagato le possibili cause di una coroidite, quindi che potessero essere infiammatorie, infiltrative, infettive, e anzitutto abbiamo cercato di escludere sifilide e tubercolosi, e anche se diciamo il quadro tomografico ci orientava verso un'ipotesi infiltrativa, quindi un emocromo? Come? Un emocromo? Non ho capito. Emocromo. L'emocromo è stato fatto, l'emocromo era normale, l'elettroforesi proteica era normale, Cioè, mi volete dire che cosa sospettate voi prima che vi diciamo cosa abbiamo fatto noi? Quante cose può essere una cosa così? Infiltrativo. Stai pensando a un linfoma? Sì. Lo mettereste in diagnosi? La prima cosa che ho detto quando l'ho visto, mi sembra un linfoma. Lo mettereste comunque in diagnosi differenziale con una coroidite di tipo infiammatorio o di altro genere? Dato che ci siamo. Sembra più, cioè, l'indocianina sembra più da mascheramento più che da infiammazione. Infatti. Perché è molto più grossa e non è considerata da lobuli, eccetera. Quindi l'aspetto sembra più da mascheramento. E fondamentalmente, cioè, non è detto che sia un'ipercianescenza attorno, può essere soltanto il mascherato in quella zona. Ma perché però qua ai tempi iniziali in realtà abbiamo un'ipercianescenza allora? Beh, lì se c'è qualcosa che comprime puoi avere una variazione della perfusione, quindi ci può essere una stasi, quindi un tentativo. Questo è un processo che, a che ho capito io, durava da un paio d'anni. Crediamo di sì, perché il paziente è arrivato nel 2002. Può essere un fatto secondario di danno all'epitelio pigmentato, e per cui e anche l'accumulo leopardato, no? Diciamo, è abbastanza tipico di un fatto evoluto. Sì, ecco, però giusto appunto a proposito dell'accumulo leopardato, cioè l'aspetto leopardato deve comunque sempre far pensare a un processo infiltrativo. Sempre. Io credo che in questi casi anche la foto a colori sia abbastanza un momento importante, che però, perché qui nella foto a colori la qualità non è ottimale, comunque già qualche cosa ci poteva dire, secondo me. Sì, anche se non si capisce se sono artefatti con le cose bianche o meno. L'altro, secondo me, invece, quello molto significativo è l'OCT, sì. Perché l'OCT con queste mammellonature è abbastanza tipico esattamente di un fatto infiltrativo,
la coroide, se fosse una infiammazione della coroide non sarebbe così, cioè l'epitelio pigmentato sarebbe lineare e avresti dei granulomi o quello che può essere senza modificare l'aspetto dell'epitelio pigmentato. Invece queste mammellonature sono abbastanza tipiche di un processo infiltrativo. Ecco, queste sono, insomma, come vi ripeto, noi abbiamo pensato a possibili cause infiammatorie, infiltrative e infettive, e cercando via via di escluderne uno alla volta. Questa era la diagnosi differenziale per le alterazioni a macchie di leopardo, in cui proprio rientrano le alterazioni di tipo infiltrativo. E nonostante tutte le indagini che abbiamo fatto, e tra cui anche la biopsia vitreale e corioretinica, non siamo arrivati ad una diagnosi. Quindi è stato Quante fatto, volte l'avete fatta la biopsia vitreale? Abbiamo fatto una sola volta. Bisogna farla almeno due volte, dicono. È stata fatta una vitrectomia ed era stata fatta anche un prelievo di tessuto coroideale, ma è risultato tutto negativo. Ecco, il paziente è ancora sotto monitoraggio e ha eseguito anche recentemente PET, risonanza magnetica, sono venute tutte negative. Adesso abbiamo intenzione di ripetere un prelievo vitreale nell'altro occhio e di dosare anche il rapporto tra interleuchina 10 ed interleuchina 6. Che sembra essere associato proprio un aumento del rapporto, sembra essere associato con patologie di tipo infiltrativo. Prima parlavamo con Matteo Cereda, che ci parlava della loro esperienza adesso con una nuova pinza per prelievo coroideale. In linea generale, il problema principale di questi tumori infiltrativi è che finché non avete una diagnosi, l'internista non ve lo cura, quindi dovete fare tutto quello che avete a disposizione per fare una diagnosi. E avevamo iniziato a fare biopsie, come Mario Romano ci aveva indicato, con una vitrectomia rapidissima, giusto per portare il vitretto da 25 gocce in contatto con la retina, quindi inserirsi in retina e coroide col vitrectomo, panciare fondamentalmente con un singolo colpo di vitrectomo un pezzo di coroide e portarlo poi all'anatomopatologo. La differenza non la fa tanto il chirurgo, ma la fa l'anatomopatologo. Ce ne siamo accorti perché abbiamo dovuto sudare quattro camicie per riuscire ad avere un'ottima risposta con il nostro laboratorio. Adesso abbiamo anche a disposizione, perché abbiamo sviluppato una piccola pinza che ci permette di entrare entro l'occhio e fare un punch coroideale senza fare vitrectomie. Per ora abbiamo usato su tumori grosse dimensioni, poi aspetteremo di poter utilizzare anche su tumori più piccoli. Ma il problema è proprio che dobbiamo arrivare a una diagnosi noi, perché quando sono linfomi oculari non li curano e non fanno nulla, anche se la situazione oculare sta andando progressivamente verso il peggio. Un'ultima domanda, professor Staurenghi. Questa è l'OCT EDI che abbiamo fatto da poco, e quindi volevo chiederle un suo commento e quindi un parallelo tra le immagini OCT e angiografiche. E questo che avevamo visto lo stesso paziente. Adesso mi viene qualche dubbio, perché allora ecco, su, aspetta, questa dà più l'idea di quello che gli Shields chiamano seasick, cioè un mare in tempesta, con l'aspetto del devo dire che insomma, potrebbe essere, non sono così certo, devo dire la verità, perché lo sarei aspettato leggermente differente. L'unica cosa che è sicuramente non da infezione o da granulomi è l'aspetto appunto curvo. Sì.
Questo è l'altro occhio, in cui si vede proprio come nella parte esterna la coroide, insomma, abbia una morfologia normale e poi via via aumenta comunque di spessore. Il problema qui della biopsia è che le lesioni sono tutte posteriori e quindi bisogna andare in una zona. Sì, nell'occhio di sinistra ci eravamo, diciamo, fidati a farlo. Qua si vede il sito della biopsia. Ci eravamo fidati a farlo lì proprio perché era all'esterno, insomma, delle arcate vascolari, però tutte le altre lesioni sono... C'era un'immagine dell'occhio destro con il fatto con 55 gradi, mi sembra che ci fosse del materiale anche leggermente nasale, insomma, vicino alla papilla lì, normalmente è un buon sito dove... Sì, nell'occhio di destra. Poi però, scusate, una cosa che mi sfugge è: una volta che avete fatto la biopsia, e come recuperate il campione? Questa è la parte più drammatica. Allora, se si fa tramite la vitrectomia, fondamentalmente si dà tutto, nel senso che in realtà il momento in cui fai la biopsia, la via dell'aspirazione l'attacchi a una siringa, quindi fai i punch aspirando con una siringa, poi esci, vai in fisiologica, aspiri ancora. In teoria dovresti vedere all'interno della siringa alla fine un piccolissimo quantitativo di materiale. Fatto con la pinza è ancora più complicato perché il materiale è ancora più piccolo, quindi normalmente lo mettiamo in una paraffina liquida che poi l'anatomopatologo utilizza. La parte difficile è essere sicuro... Paraffina? Sì. Non formalina. Scusa, in formalina liquida. Sì, scusa. In formalina liquida che poi l'anatomopatologo usa per fissare immediatamente. Ed è questa obiettivamente la parte più difficile, tant'è vero che l'abbiamo utilizzata anche per diagnosi differenziali in melanoma e metastasi, e lì è dramma perché il materiale è piccolissimo ed è di bianco barra trasparente, e quindi si passano 10 minuti guardando in controluce questa provetta per cercare di capire se c'è una cellularità oppure no. Quindi sì, il nostro problema sono le piccole dimensioni e poco spazio che abbiamo a disposizione, però si riesce. Mario, hai un'esperienza di lunga data di biopsie? La chiave credo che sia realmente il patologo. Non voglio enfatizzare questo problema, ma ritornato in Italia non abbiamo con la stessa frequenza delle diagnosi così come l'avevamo a Liverpool, dove c'era Sarah Coupland, che è nota proprio per le maschere per le diagnosi sui linfomi. Quindi lei non faceva altro che leggerlo simultaneamente. Lei era fuori la sala operatoria, noi prelevavamo così come aveva riferito Matteo, e poi cercavamo di prendere quanto più materiale facendo anche un conflusso retrogrado attraverso il vitrectomo per scaricare tutto quello che era rimasto nei tubi, no? Quindi facendolo uscire attraverso la porta del vitrectomo. E poi era letto contestualmente, quindi quello di cui tu parlavi, la paraffina o altro, se ne occupava direttamente lei, ma leggendolo proprio a fresco. Quindi, e riguardo invece problemi di chirurgia legati alla biopsia, ora da poco è stato pubblicato su 750 casi l'esito delle complicanze di chirurgia vitreoretinica dopo biopsia, e sono realmente bassissime, 2.7%, sempre pubblicato dallo stesso gruppo, e con una percentuale dell'1.9 di emorragie vitreoretiniche, quindi niente di sostanziale e di preoccupante riguardo alla biopsia. Sì, la pinza è soprattutto fatta per evitare il costo di un kit di un vitrectomo intero. Ecco, io volevo solo ricordare una cosa, che noi siamo sempre stati abituati a ragionare in termini di linfomi non Hodgkin a partenza dal sistema nervoso centrale, il cui sintomo classico è una vitreite. Vi arrivano pazienti con uveiti, non rispondono agli steroidi, che cosa hanno? Hanno un linfoma. Oppure linfomi coroideali, e si è sempre pensato che linfomi coroideali in realtà fossero dei secondarismi a partenza da linfomi sistemici. Questo in realtà non è vero, c'è un bellissimo lavoro degli Shields dell'anno scorso, 2 anni fa, dove su un certo numero, numeri loro,
loro soliti, adesso non mi ricordo se 50 o 60 linfomi coroideali, il 70% era primario al coroideale, quindi senza una partenza sistemica. Quindi spesso è l'oculista che fa la diagnosi di linfoma, e questi che avevano un linfoma primario coroideale dopo hanno sviluppato un linfoma sistemico. Due parole veloci, prima di tutto sull'OCT, come diceva il professor Storenghi, che è fondamentale. Questo è un lavoro sempre del gruppo di Carol Schiltz, che ci spiega come la sono patologie infiltrative, quindi come l'infiltrazione coroideale al linfoma crei un aspetto diverso a livello della superficie dell'EPR in base a quanto è lo spessore coinvolto al linfoma. Quindi se la patologia infiltrativa è tra 1 e 2 mm, la superficie dell'EPR sarà come quella di un mare calmo, e loro la chiamano placid, quindi completamente liscia. Se l'infiltrazione è tra i 2 e i 3 mm, inizia ad esserci un po' di onde, quindi li chiama rippled, ed è leggermente ondulato, come un mare che si sta increspando per il vento. E infine, se l'infiltrazione è maggiore di 4 mm, finalmente arriva, come diceva il professor Storenghi prima, che è il maremoto, il seasick, che è questo tipico aspetto particolarmente ondulato. E, prego. Questo è il lavoro che a cui accennava prima il dottor Bottoni, coroidal linfoma, fatto sempre su 60 casi di scritti. La cosa fondamentale è capire che di fronte a una bassa acuità visiva, a una bilateralità e alla presenza di una diffusione, quindi di una vitreite, è altissima la probabilità che ci troviamo di fronte a un linfoma sistemico, e che se non è ancora un linfoma sistemico lo può diventare. Quindi quello che consigliano loro è fare uno screening non fatto da un oculista su due o tre esami che siamo in grado di fare, ma da un internista specialista di linfomi che segua il paziente almeno una volta all'anno di fronte a un quadro come questo, perché se non è già sistemico potrebbe tranquillamente diventarlo. Grazie. Va bene, qualcheduno ha qualche domanda da fare? D'accordo, lo passerei a Stefano. Allora, questo è un caso dove non si pone il problema di fare una diagnosi, ma ci pone dei quesiti di tipo comportamentale, gestionale. Si tratta di una paziente di 41 anni, miope, che avverte una comparsa di uno scotoma improvvisamente nell'occhio di sinistra, riferisce una precedente storia di emorragie maculari e una documentazione di Lacquer-Creutz. L'aspetto oftalmoscopico è quello che vedete, con una emorragia in sede foveale, e la fluorangiografia eseguita conferma la presenza di una neovascolarizzazione coroideale tipica del soggetto miope, attiva e con sede sub-parafoveale. Di conseguenza, a questo punto abbiamo proceduto alla iniezione intravitreale di Lucentis. Ecco, e qui comincia un po' il problema, perché dopo qualche, anzi il giorno dopo, la signora ci dice che sta cercando con il marito di avere un figlio, e quindi ovviamente ci è venuto un brivido che è corso lungo la schiena, e abbiamo immediatamente chiesto di eseguire il test di gravidanza, che è risultato, come vedete, negativo. Ovviamente rassicurati da questo fatto, siamo andati avanti. Dopo una settimana dall'iniezione, però, la signora ripete il test risulta positivo. Quindi la paziente è incinta,
e abbiamo eseguito una iniezione intravitreale di ranibizumab. Ora, già queste affermazioni che vi ho appena fatto contengono molte problematiche, perché la gravidanza è una controindicazione a effettuare la iniezione intravitreale di ranibizumab. Chiedo ai provokers, fate routinariamente voi o anche chi fa routinariamente questa terapia un'indagine per verificare se questi soggetti sono, queste soggette sono in gravidanza oppure no? Allora, io personalmente non faccio il test, ma chiedo alla paziente notizie sul suo atteggiamento sessuale più intimo negli ultimi tempi, con tutti i particolari, visto che sono giovani. E no, chiedo, a parte gli scherzi, chiedo un pochettino come vanno le cose, se stanno cercando, se hanno figli, non hanno figli, però di solito l'età è dopo i 40 anni, quindi ci lascia abbastanza tranquilli. Beh, lo so, però sotto i 40 anni io comunque generalmente chiedo, non faccio il test, ma chiedo. Nel consenso informato non è previsto, appunto, quelli ufficiali, non è previsto vero. Che dobbiamo... Prego. Noi infatti, siccome questo c'era successo una volta uguale, sì. Stessa situazione, per cui ci siamo posti la domanda, ma conviene fare il test oppure... Allora, noi abbiamo aggiunto nel consenso informato il fatto che la paziente doveva dirci se, e quindi era sicura o meno di essere in gravidanza, il che non cambia nulla purtroppo, perché sì. A noi è capitato che abbiamo fatto la prima iniezione, dopodiché la signora ci ha chiesto ma no, guardi, aspetti almeno 5 mesi, perché insomma chiaramente la volta dopo è arrivata tutta contenta, sa che adesso... Ma infatti qui non sarebbe cambiato molto, perché infatti, se l'avessimo fatto avremmo trovato una negatività esatto. Ovviamente non è possibile aspettare 3 settimane, 4 settimane per avere la certezza, perché non sono mai ferma. Allora, intanto questo è un primo punto che io ho provato, ovviamente. Io glielo faccio fare sempre un test di gravidanza. Sì, ma ti personalmente, dicevo, cioè. Ok, però quello che ti voglio dire è che non può non dirti molto. Qui era negativo. Era negativo. Però dal punto di vista medico legale, però lui sì. Ecco. Ok, questo e poi comunque scusami. Ah no, beta cagiota, scusa. Sì. E il secondo punto è come gestire appunto un incidente di questo genere, perché questo viene ritenuto un incidente. L'AIFA ritiene che il riconoscere una gravidanza in un soggetto che ha in corso un trattamento, che si tratti di forma miopica o altro, perché dobbiamo ovviamente tenere conto che diabete e altre patologie ovviamente potrebbero comunque includere pazienti di questo genere, va segnalato. Cioè è un incidente che va segnalato, è un effetto collaterale, per così dire, definito così dall'AIFA, del ranibizumab, che deve essere segnalato. Quindi c'è l'obbligo di una denuncia. Ma a parte questo, chiedo a voi quale, a questo punto, qual è l'atteggiamento? Perché noi abbiamo oramai fatto l'iniezione e a questo punto siamo entro il primo trimestre, quindi gli effetti teratogeni sono esaltati al massimo, e dobbiamo dire alla paziente se deve interrompere la gravidanza che ha cercato ovviamente a lungo oppure no. Ecco, io prima di risponderti ti chiedo se il tuo atteggiamento anche di parlare col paziente sarebbe stato diverso in caso avessi usato Avastin. Sì, sarebbe stato diverso e tra poco ti dico perché. Ovviamente non ho messo che sono privo di conflitti, privo di diciamo interessi commerciali, no, beh, sull'argomento. Si parla di tempi, ma di emivita sistemica che sono totalmente diversi. E di frammento C, e dopo vedremo tra poco appunto il discorso. Quindi ci siamo posti il problema di verificare se ci potessero essere dei danni all'embrione e in caso di ritrattamento che cosa avremmo dovuto fare. Intanto la probabilità di danni all'embrione non è nota nell'umano. Esistono comunque delle documentazioni che su cavie dimostrano
su cavie, questi studi dimostrano che ci sono degli effetti teratogeni. In letteratura sono stati descritti 3 casi al terzo trimestre di ranibizumab e pochi casi, vedete, con bevacizumab nel primo trimestre. Il problema ovviamente è nel primo trimestre il rischio teratogeno, nei trimestri successivi il problema è completamente diverso. Anche dal punto di vista medico-legale, voi sapete, il problema ecografico, come per i ginecologi, cambi tra prima del terzo trimestre o dopo il terzo trimestre. E quindi non ci sono dati sufficienti in letteratura. E inoltre, nella necessità di dover ritrattare, chiedevi giustamente tu, Alfredo, quale farmaco? Ecco, e come procedere naturalmente. Sul quale farmaco, la mia convinzione, che è un po' analoga, parallela al discorso che facciamo nel bambino con retinopatia della prematurità, dove decidiamo per motivi particolari di usare, oltre alla terapia laser, anche il trattamento con anti-VEGF, usiamo sicuramente quell'anti-VEGF, l'unico che non ha frammento C, e cioè tra questi, ovviamente, tra quelli che abbiamo oggi a disposizione, scusatemi, il ranibizumab. La placenta non ha recettori sulla placenta per il frammento C. Ora, l'aspetto pratico è stato ovviamente quello, prima di tutto, di cercare di customizzare, tu l'hai già fatto, la SOI non ce l'ha, quelli che usiamo, diciamo, normalmente, istituzionalmente, sono quelli della SOI, che non prevede il discorso gravidanza, e credo che potrebbe essere utile che ci facessimo in qualche modo parte attiva per inserirlo. Inoltre, la consulenza teratologica e medico-legale che abbiamo chiesto. Nel nostro caso la consulenza teratologica ci ha messo parecchio tempo per darci una risposta, per dire se c'erano dei potenziali rischi per il bambino, e sulla base della letteratura ha concluso che non vi erano evidenze per una possibilità di rischio nei confronti dell'embrione. Il bambino è nato, adesso il bambino ha più di un anno. Io so che in Italia abbiamo avuto altri 2 casi di analogo argomento, la cosa ovviamente è in corso di pubblicazione, ma volevo sollevare appunto tutte le varie problematiche che purtroppo ci si trova davanti quando appunto abbiamo una gravidanza in attesa. E avendo saputo invece che la signora era incinta, quale sarebbe stato il tuo atteggiamento, oltre a informare la paziente? Ovviamente. Sì, cosa avessi fatto? Abbiamo cercato di parlare con la paziente, perché c'era il discorso del ritrattamento. In questo caso non c'è stato bisogno, ma ovviamente noi ci aspettavamo di poter aver bisogno di rifare trattamento. E abbiamo dovuto confessare alla paziente che non avevamo dati scientifici sufficienti per poter affermare che il trattamento sarebbe stato privo di effetti collaterali. E quindi abbiamo ammesso che c'era il rischio di una teratogenicità. E la signora, in questo caso specifico, aveva dichiarato di voler comunque rifare il trattamento. Ma questo è sufficiente da un punto di vista appunto di medico-legale? Sì. Non ti occorre, non so, il comitato etico che modo dia la sua... Certo. Ti dicevo, abbiamo consultato, c'è un comitato etico particolare, molto ristretto, anche per gli aspetti medico-legali, che è stato consultato anche per sapere cosa fare, cioè se interrompere la gravidanza, parlo della prima ipotesi, e poi c'era la seconda ipotesi in caso di ritrattamento. Ed è stato proprio questo comitato etico che ci ha consigliato di agire in questo senso. Non ce n'è stato bisogno, fortunatamente, ma se ce ne fosse stato bisogno, avremmo potuto intervenire con un grande punto di domanda. Non so se c'è anche qui la parola della verità. C'è? No, non c'è. Qualcuno di voi ha avuto casi analoghi? Ezio? Ma gli mancava un dettaglio che era... quanto doveva aspettare, anziché chiederlo a noi lo ha chiesto al suo medico di base, gli ha detto ma un mesetto,
Così quando è venuta e ci ha detto che era incinta, abbiamo fatto i calcoli, brivido lungo la schiena, ed erano passate 6 settimane. E comunque fortunatamente il bambino è nato sano, però... Questo dopo... Sì, però scusate, se posso intervenire qui, secondo me manca da parte nostra un momento fondamentale di informazione con la paziente, a priori. Cioè, con la paziente bisogna essere chiari. Fino a prova contraria, ovviamente. Cioè, si inizia, ma si deve essere molto tranchant sul fatto che durante il periodo ci deve essere una completa astensione da tutto, qualsiasi tipo di attività, perché se no, cioè il paziente non esistono sistemi anticoncezionali. Va bene, sì, nel senso, d'accordo. Ok, io sono cattolico, credente e quindi è praticante, per me l'unica... una cosa sola, Ezio. Però, cioè, è per quello che io ai pazienti giovani, in età fertile, la chiedo, il test di gravidanza, anche per la fotodinamica, per esempio. No, ma il concepimento è avvenuto dopo, non... Lei sapeva che poteva essere controindicato. L'informazione su quanto dovesse aspettare non l'ha chiesta a noi. Quindi... lei era informata di questo, quindi una cosa. Col senno di poi adesso stai più attento, però e metti l'accento su questo aspetto, ricordando il caso, vista l'ansia di questa paziente che aveva una membrana idiopatica, infiammatoria, l'ansia per la sua vista, lei era tutta concentrata lì, il fatto della gravidanza effettivamente è passato in secondo piano, ma l'informazione c'era. Un'informazione, Ezio, scusa, questo è successo prima o dopo che Lucenti si era diventato on label per la miopia? No, non era miope, era una membrana infiammatoria. Non era miope. Stefano, ma te la sentiresti di concludere che in caso di necessità di trattare... Chiede se ti senti di concludere che in caso di necessità di trattare una paziente con Lucentis si è tranquilli. Tranquilli è una parola forte. Diciamo che se devo scegliere, sicuramente scelgo Lucentis. Il motivo lo accennavo prima, per brevità non mi sono soffermato, ma la presenza del frammento FC negli altri anti-VEGF, aflibercept e bevacizumab, comporta la facilità di attacco su un recettore dell'endotelio che promuove il passaggio attraverso l'endotelio. Quindi, per esempio, dicevo nei bambini prematuri, se tu inietti l'anti-VEGF nell'occhio, ne va anche in circolo, come sappiamo. Ma se è bevacizumab, questo passa anche tutte le barriere, anche la barriera ematocerebrale. Se è ranibizumab, molto meno. E questo in base alla presenza di questo frammento FC. Sicuramente, ovviamente, non ci sono dati per escludere, dicevo, ho rimesso questa diapositiva perché sono stati descritti casi di aborti, naturalmente, e anche gravidanze che hanno esitato in bambini con delle problematiche in caso di bevacizumab. Quindi il rischio esiste, e lo è sia dal punto di vista diciamo sperimentale, dimostrato nelle cavie, lo è abbastanza, è segnalato dal punto di vista clinico di alcuni di questi anti-VEGF. Quindi il problema è se trattare o no. Matteo, tu hai delle... Quello che ha detto il dottor Pino Rocchi è tutto quello che c'è in letteratura. Immaginavo. Anche all'ultimo controllo di ieri. Allora, dottor Pignacatti, prossimo. Thank you.
ragazza del 95. Nel 2007, quando aveva 12 anni, è stato fatto un riscontro casuale di ipovisus con la presenza di una maculopatia cicatriziale. È stata supposta l'esito di un fatto infiammatorio, non sono stati fatti accertamenti. La ragazza vedeva un cinquantesimo e non è stato ritenuto fare nessuna indagine. Giunge alla nostra attenzione nel 2010, aveva 16 anni e l'oculista che la invia riscontra casualmente una lesione peripapillare grigiastra e decide di inviarcela in consulto. La ragazza fa con l'occhio di destra 10 decimi, un cinquantesimo con l'occhio di sinistra, la camera anteriore e la camera vitrea sono privi di qualsiasi segno di infiammazione. E queste sono le immagini della foto a colori. Si nota la presenza di un'alterazione pigmentaria comunque di una zona di colore differente in adiacenza al nervo ottico, mentre nell'occhio di sinistra una diffusa area di alterazione epiteliale. La ragazza non ha nessuna malattia, dal punto di vista anamnestico non riferisce viaggi all'estero, non hanno animali in casa, non ci sono segni di alcun genere di malattia. Decidiamo di fare una fotografia del fondo più OCT e questi sono i reperti che si identificano attorno al nervo ottico dell'occhio di destra. E all'OCT dell'occhio di destra si identifica in sede peripapillare un sollevamento di neuroretina, un ispessimento neuroretinico ed una lesione a riflettività intermedio in corrispondenza dell'epitelio pigmentato, mentre nasalmente una lesione iperriflettente più spessa, però senza ispessimento neuroretinico. Questa è la foto dell'occhio di sinistra, dove si notano le alterazioni epiteliali, l'ipoautofluorescenza e l'OCT mostra proprio una subatrofia neuroretinica ed una deformazione anche del piano epiteliale. Decidiamo di fare la fluorangiografia e anche l'indocianina. La ragazza è giovane, sospettiamo pertanto che possa essere una causa o infiammatoria o una causa infettiva, quindi comunque riteniamo necessario e fondamentale avere anche l'indocianina. E alla fluorangiografia si identifica nel corso dell'esame una lesione attorno al nervo ottico che mostra esudazione. E in periferia multiple aree spot di atrofia, alcuni ad andamento lineare, altri solo di atrofia e altri con lesioni tipo bersaglio. Questo è l'occhio di sinistra e questo è la periferia dell'occhio di sinistra. Queste sono le immagini all'ICG. Fatto un'ecografia anche? Un'ecografia bulbare? No. No. Aveva fatto viaggi all'estero? No, non aveva fatto viaggi all'estero. Ci siamo mossi cercando di capire anzitutto le possibili cause di una membrana neovascolare, quindi escludendo quelle senili, ovviamente era giovane, siamo andati alla ricerca di possibili cause, quindi infiammatorie o infettive. E per questo abbiamo anzitutto cercato di escludere un possibile coinvolgimento da tubercolosi e il nostro sospetto, visto il quadro periferico della retina, era che si potesse trattare di una membrana neovascolare in sindrome da pseudoistoplasmosi oculare.
Abbiamo eseguito pertanto anche un RX torace che è risultato negativo e un test cutaneo per l'istoplasma capsulato che è risultato negativo. A questo punto il problema era che cosa fare, nel senso che era presente una membrana neovascolare attiva, anche se con visus 10 decimi, e la ragazza aveva 16 anni. Che cosa avreste fatto? Allora, io ti volevo dare, se torni sulla prima fotografia a colori, anche un'altra possibilità che magari è un poi è stata probabilmente dalla florangiografia periferica negata, la possibilità di un osteoma della coroide, almeno qua visibile nell'occhio di sinistra, e questo sembra abbastanza tipico, lo è meno, anche se qua può essere mascherata dal nervo ottico. Questa era un'altra chiave di lettura. E comunque hai la membrana neovascolare anche che può essere associata all'osteoma, non credo che ci sia un'associazione periferica di osteoma e tipo pseudoistoplasmosi, le strie radiali florangiograficamente evidenti. Però al di là di questo rimane poi il discorso della membrana neovascolare, quindi ci può stare ovviamente, però questa poteva essere anche un'altra patologia. Poi eravamo rimasti che cosa fare era. Che cosa fare? Minori come siamo? No, la diagnosi clinica test di gravidanza negativo di presunta esoplasmosi oculare è corretta, è una diagnosi clinica, sicuramente ci sono gli istospot periferici, sappiamo che da noi istoplasmosi non esiste, negli Stati Uniti esiste, da noi ce l'hanno forse una positività all'istoplasmina solo gli speleologi, perché viene trasmesso con l'urina di pipistrello. E però ovviamente questa è la diagnosi clinica, dicevo, dove è semplicemente una coroidite granulomatosa, e quando le cicatrici si localizzano sul polo posteriore, vicino al polo posteriore, è facile che si complichino successivamente con una membrana neovascolare coroideale. Il punto è, ovviamente pensando di utilizzare l'anti-VEGF, se c'è anche una componente infiammatoria, perché alle volte queste forme tendono a ripresentarsi con delle pusse infiammatorie, quindi sia neovasi che anche una componente infiammatoria. Qui la florangiografia è estremamente utile perché è estremamente, diciamo, capace di identificare la presenza o meno di fenomeni infiammatori uveali. E la tardiva che vediamo sull'ultima destra non presenta una iperfluorescenza importante sul disco ottico, dove invece sappiamo che se ho una irite, per dire, acuta, il nervo ottico presenta un'iperfluorescenza. Ecco, quindi, tornando al discorso del cosa fare, qui c'è una complicanza della cicatrice di una coroidite, cioè una membrana neovascolare, e quindi va trattata come una membrana neovascolare, quindi con l'anti-VEGF, a mio parere. Quindi non avrebbe associato uno steroide o sì, comunque un antinfiammatorio? Ecco, no? Oggi la tendenza è quella, proprio perché c'è questa facilità a ripresentarsi dei fenomeni infettivi, di associare sempre una terapia steroide con steroidi sistemica. Io avrei fatto qualcos'altro personalmente, mm-hmm. Poi io avrei fatto un trattamento con il laser, considerando quello che ci siamo appena detti, che comunque è una minore, e considerando che c'è una buona componente anche fibrotica già presente, e che quando ci sono le lesioni vascolari parapapillari quelle hanno la miglior prognosi post laser, io avrei fatto un trattamento con laser, anche se sono d'accordo che la lesione è abbastanza tra virgolette estesa, quindi potrebbe venire uno scotoma, poi siamo nell'interpapillomaculare, quindi è anche lungo l'arcata subrotemporale, però io non avrei rischiato. Avrei anche se supponiamo una genesi infiammatoria, nel anche senso che una comunque genesi infiammatoria, ma il laser va benissimo nelle idiopatiche, va benissimo nelle PIC, va benissimo nelle forme, non ci sono grossi problemi, il problema è lo scotoma che da qua può derivare. Allora magari trattando solo la parte più tra virgolette prossimale verso il centro, cercando di creare una barriera e poi rivederla più avanti. Però io avrei fatto un trattamento laser. È anche l'unico occhio. Dico, è anche l'unico occhio che ha. Non ho capito, anche nonostante che sia monocola, perché l'altro occhio. Sì, sì, beh, sì.
vedo problemi. Puoi rifar vedere l'indocianina tardiva? Sì, è fatta con il Topcon, quindi l'interpretazione mia è un po' differente, però io avrei fatto come Stefano, cioè iniezione cortisone associata. Sì, anch'io alla fine ho fatto così, sia perché la ragazza ha 16 anni e non mi andava di causarle uno scotoma, sia perché comunque ritenendo comunque una base infiammatoria sottostante, temo che comunque un trattamento laser determini un aumento uno stimolo infiammatorio e quindi magari poi dalla cicatrice possa di nuovo ripartire e mi ritrovo con il problema di partenza. E quindi la ragazza ha avuto una iniezione di Avastin, perché allora avevamo solo l'Avastin, e poi è stata associata una terapia con delta cortenea scalare. L'altra domanda che volevo farvi è per quanto dosaggio? Il dosaggio è stato di 1 mg su chilogrammo. Per quanto tempo? E l'altra domanda che volevo farvi è questa. Nel senso che per quanto tempo lo manterreste il cortisone? Allora, lì dipende dalla dose iniziale, almeno nel nostro caso noi iniziamo sempre, come hai fatto tu, 1 mg/kg die per una decina di giorni e poi scaliamo lentamente il 10% ogni 10 giorni. Questo chiaramente se il peso è elevato un tempo lungo, ma è quello che la nostra esperienza non ci ha dato mai nessun problema di recidive. Le volte che abbiamo interrotto prima e più rapidamente, le recidive sono più frequenti. Quindi anche qui è molto empirico, cioè c'è uno studio fatto dalla Jennifer Arnold del 91, credo, che diceva quello e noi lo seguiamo da allora. Quando per magari il paziente lo interrompe, perché spesso succede che lo interrompono, la frequenza di recidive è nettamente più elevata. Quindi comunque lo scalate fino a sospenderlo? Sì. In assenza di recidive, chi ha un mese dice, o chi ha 2 mesi, con un minimo anche di 5 mg per un mese, fino a negativizzazione di tutti gli test, diciamo, clinici che facciamo per vedere l'attività della lesione. Sì, anch'io faccio così. Prima chiedevo l'indocianina perché normalmente uno dei segni che noi utilizziamo per vedere se è infiammatoria è l'ipofluorescenza attorno alla lesione neovascolare in indocianina. Ritorno a dire, io non interpreto benissimo quelle col Topcon, quindi non so se si vede così nettamente contrastato come con lo scanning laser, però questo è quello che ci spinge a usare o non usare il cortisone. Una cosa giusto di accompagnamento, quelle che chiamano linear streaks, cioè quelle cicatrici lineari che sono spesso parallele all'ora serrata, sono sempre segno, cioè sono comunque tipiche delle coroiditi e tipiche della coroidite multifocale idiopatica, della presunta isoplasmosi oculare, sono presenti nelle vocali anagi e pare siano dovuti alla formazione di piccoli granulomi che poi si uniscono nella fase cicatriziale. Avete questi aspetti lineari paralleli all'ora serrata. Matteo, hai... No, prima di tutto quello che ha detto, quello che ci è stato detto, la presumed ocular isoplasmosis è endemica solo negli Stati Uniti e prima di definire che è una presumed ocular isoplasmosis bisogna aver fatto il test cutaneo, deve essere stata verificata una sieronegatività e gli ultimi autori propongono anche di fare una PCR. Bisognerebbe avere il kit, che probabilmente c'erano solo negli Stati Uniti, per andare a identificare esattamente il capsulatum. Suggeriscono però che questi pazienti possono avere una positività per HLA DRV2 o B7. Fondamentalmente ipotizzano un'origine autoimmune di questo tipo di coroiditi. Però
siccome tutto questo non mi bastava, allora ho chiesto ai colleghi veitologhi, Sandro Invernizzi in modo particolare e chi segue lui, e credo sia solo una questione semantica, ma esiste la presumed ocular soplasmosis syndrome o è una coroidite multifocale, punto? Perché ultimamente mi dicono che chi si occupa di uveiti utilizza semplicemente il termine di coroidite multifocale. Mi rendo conto che è solo un problema semantico, ma... Tutto qua. Mi ricordo Richard Green, che lui diceva che non è più, questa parola diceva un po' di anni fa, che non è più presunta, è una ocular histoplasmosis. Allora, sono la comunicazione di servizio, alla fine ci sarà un quarto d'ora per il coffee break. Vabbè, ultima presentazione rapida di Massimo. Questa è la poco seria. Allora, questo è un altro tipo di lesione, di amartoma, in una giovane di 39 anni che si è rivolta al pronto soccorso per la comparsa di floaters. E l'esame oftalmoscopico ha mostrato questa lesione, che, voglio dire, è un aspetto caratteristico per un emangioma cavernoso della retina. Il caso è, tutto sommato, è abbastanza semplice. Non voglio, diciamo così, tediarvi più di tanto sulle caratteristiche di questo tipo di lesione, quanto invece su qualche correlazione. Io qui vado avanti un po' più velocemente perché abbiamo poco tempo. Qualche correlazione clinico-patologica relativa a un case report che chiaramente Jerry Shields ha pubblicato, di un singolo caso su Retina nel 2014. L'occhio è stato enucleato, questo è l'esame istologico di questo suo paziente, non era il nostro paziente, enucleato, dove si vede caratteristicamente queste lacune vascolari lungo tutto lo spessore retinico, e sulla falsa riga di questo esame istologico io ho eseguito l'OCT su questa lesione. Sono andato a vedere in letteratura e devo dire che dalle ricerche che ho fatto non ci sono riportate in letteratura diciamo descrizioni OCT di lesioni di questo tipo. Ho appena visto un caso che ho mandato a pubblicare. Vabbè, hai visto. Lo vedrai fra poco. Ok. E questo è, se vedete, una correlazione abbastanza forte tra quello che si vede all'OCT, quindi in vivo, con l'aspetto istopatologico. Qui ci sono varie scansioni, si vede molto bene queste lesioni vascolari lungo tutto lo spessore retinico indicate dalle frecce. Adesso mi aspetterei una domanda da Ferdinando. Sono stato nei tempi. Sui Twin Vest. No, vabbè, a parte quella. Ma, il rischio di... Che cosa rischiano? Cioè, a me è capitato di vederne uno di questi qui vero e proprio formato così ed è rimasto stabile per... Dunque, in questa paziente... Allora, la paziente è rimasta abbastanza impressionata dal fatto che gli sia stata diagnosticata una qualche malformazione vascolare della quale lei era completamente all'oscuro. La cosa primaria da escludere è che queste malformazioni non siano presenti altrove, tipo a livello del sistema nervoso centrale, e quindi sarebbe buona norma prescrivere a persone di questo tipo una risonanza magnetica, comunque un TAC, che la paziente, tra l'altro, non ha voluto eseguire, si è rifiutata perché dice se tanto poi non c'è da fare niente, già mi avete dato questa brutta notizia, non voglio averne altre. Quindi io l'ho rivista anche di recente, gliel'ho ribadito così se non altro l'utilità, e lei si è rifiutata. Senti, io ho avuto la possibilità di vedere un caso ultimamente e di seguirlo per 4 anni, e praticamente una cosa che mi ha colpito
e che stesso sia a livello angiografico sia che a livello oftalmoscopico. Posso continuare? Sia a livello angiografico sia a livello oftalmoscopico queste alterazioni scomparivano in alcune zone e si riformavano in delle altre. Mentre già in letteratura si sta scritto che rimangono più o meno uguali, invece sia le fotografie sia le angiografie si vedevano delle piccole zone che scomparivano e altre che si riformavano questo in altre zone. Dopo quanto tempo? Guardi, l'ho seguita 3-4 anni questa persona. Era un'alterazione che non era molto facile soprattutto a fare angiografia, a prendere, perché era tutto sul nasale e in media periferia, cioè non centrale, abbastanza in alto sul nasale, e quindi anche arrivare sull'OCT non era facile, insomma, tutta una serie di problemi. Però appunto siamo riusciti. Ho notato questo fatto che non era stato descritto. Ora l'abbiamo mandato per da poco, ci sono ancora rispondere, insomma, a una rivista, vediamo se ce lo accettano, penso di sì, in verità. Spesso sono associati anche a epilessia. Infatti il caso che ricordavo prima, che aveva descritto Ferdinando tantissimi anni fa, ahimè, era una paziente con epilessia e non riuscivano, fatta la risonanza, non riuscivano a trovare l'alterazione cerebrale. In realtà quello che era stato, te ricordi, descritto come una cicatrice a toxoplasmosi, in realtà era un emangioma cavernoso, molto più piccolo, era correlato in realtà con la presenza di una lesione cavernosa a livello occipitale. E la cosa interessante era che era una famiglia che aveva delle alterazioni simili in più membri della famiglia, ma quelli che non avevano emangiomi cavernosi avevano questa caratteristica di un appaiamento di arteria e vena a binario per 2 o 3 diametri papillari, che erano stati chiamati twin vessels, che era simile a quella che era stata descritta, mi sembra, da quell'olandese un paio d'anni prima. Quindi se avete un decorso dei vasi retinici arterovenosi attaccati per lunghi tratti della retina, conviene guardarsi bene anche la periferia, perché non è da escludere che ci possano essere dei piccoli emangiomi cavernosi. Allora, un'ultima cosa che volevo farvi vedere, che mi ha dato la dottoressa Parolini ieri, era una paziente se mi ricordo bene, lavora nel campo dei gioielli, giusto? E presumo che lavorando nel campo dei gioielli lavori con per il taglio e tutto quanto con dei sistemi laser un po' sofisticati basati sul concetto dello YAG, e che ha avuto questa cosa qui, e cioè direi che è abbastanza classico, cioè è una, quella che sembra una maculopatia attinica. Che in ci vedremo caso, domattina. Domani mattina tutti. L'ho fatta vedere apposta per domani, ricordatevi. Il problema è che siamo arrivati tardi alla diagnosi, perché lei non aveva in anamnesi un'esposizione al sole o a eclissi o altre cose. Abbiamo fatto una batteria di esami a livello così ricerca di patologie di altro genere, e poi l'unica nota che risultava significativa era il tipo di lavoro focalizzato con questo laser per la creazione di gioielli con lenti di ingrandimento, ecco. Ma non era l'unica, cioè non è stata l'unica segnalazione. Ed è bilaterale. Perché durante la guerra del Golfo gli americani usavano dei sistemi laser all'infrarosso che tracciavano, scannerizzavano l'orizzonte, e una decina di anni dopo, non so quale collega pakistano o iraniano, insomma, ha pubblicato un lavoro su una serie di danni foveali da soldati iracheni che, guardando col cannocchiale le linee avversarie, incappavano in questa continua scannerizzazione di questi sistemi laser, che, se vi ricordate, erano stati usati proprio all'inizio nella guerra delle Malvine dalle navi inglesi contro i piloti. La guerra del Golfo aveva provocato anche che i soldati americani
che avevano il cannocchiale con il puntatore laser, se lo giravano, se lo giravano, guardavano. Me lo ricordo all'Arvo, c'era stato un poster del Giovanni, però per sottolineare che il sole non perdona nessuno dalla guerra, ti posso passare al paziente che mi è arrivato in condizioni peggiori di questa dopo aver guardato a Maggiore il sole e i fenomeni, ecco, che si verificano là. Raccontavo lui di in una situazione drammatica che però devo dirvi si è risolta, non so se cortisone che gli ho dato o se sarebbe passata comunque, nell'arco di un mese e mezzo. Certo. Tra l'altro domani c'è l'eclissi, quindi ricordatevi, se qualcuno la vuole vedere, di attrezzarsi in modo adeguato, perché è pericoloso. Passiamo al coffee break. Allora grazie mille. Tra un quarto d'ora qua. A tutti quanti.